Quanto sarebbe bello potersi divertire come matti su un mezzo non solo sportivo, ma lussuoso, bello ed elegante. Beh, questo nell'automobilismo esiste già. Ma nella nautica? Beh, normalmente il comfort e lo stile sono prerogative della crociera all around, mentre invece a necessità specifiche corrispondono imbarcazioni ottimizzate solo per quello scopo, tralasciando quello che è il gusto e la classe che tanto piacciono ad armatori di un certo livello. Ma tenetevi forte perché oggi nasce un nuovo cantiere che promette di rivoluzionare questo concetto con una barca elegante e lussuosa, certo, ma con un'anima sportiva, ribelle. Divertente! Signore e signori, ecco a voi B-Craft Akoya e di oggi sono a menaggio sul lago di Como per testarlo. Le aspettative oggi sono molto alte, ma sono sicuro che questa barca ci stupirà tutti. Andiamo, questo è The Boat Show. B-Craft è un cantiere che si è presentato al mondo nel 2023 con il lancio del loro primo modello, B-Craft Akoya. Il nome deriva da una varietà di perle tra le più pregiate in assoluto e, letteralmente, nella lingua giapponese, si può tradurre in figlia del mare. La missione dei due fondatori, Roland van Alst e suo figlio Joris, è stata quella di poter realizzare un'imbarcazione che in sé avesse tutte le caratteristiche necessarie per essere degna di questo nome. La capacità di navigazione, naturalmente, è un requisito fondamentale, ma non unico. Joris van Alst ha posto come necessari altri due aspetti che rendono questa una grande barca. Arrivando dal mondo della progettazione dei maxi yacht, sa bene quanto sia importante il design per rendere ogni spazio armonico, utile e piacevole. Ma altra sua grande passione è il wakeboard, che naturalmente richiede l'utilizzo di imbarcazioni specifiche e un po' estreme. E dopo tanti anni di studio, tutte le soluzioni che aveva ricercato sono state ottimizzate nella loro funzionalità proprio in questo modello, dove la parola d'ordine che riuscirà ad unire il lusso con la praticità e la sportività si chiama automazione. Credetemi, sembra una barca normale, ma non lo è. A poppa, la grande plancia ribalta apre al mare il Surf Club, un'area bagnata, ottimizzata nei volumi e nei servizi per soddisfare ogni necessità, prima, durante e dopo essersi divertiti con il wake. Sulla sinistra una scaletta di risalita a scomparsa e poi la doccetta e persino una pompa per i gonfiabili. Poi l'alloggiamento per gli sci, le tavole e i toys. E ancora quello per le mute e gli asciugamani, perché a bordo si sale sempre asciutti. A poppa una grande area prendisole riprende gli stilemi di una linea classica, dove le cuscinerie sono a divisione tra la zona bagnata e quella conviviale dell'imbarcazione. Ma qui c'è qualcosa di più, perché oltre ad essere bella, una barca deve essere un mezzo semplice, al servizio di chi lo usa, e B-Craft questo dettame lo ha interpretato automatizzando davvero tutto. Con un tasto si possono regolare le cuscinerie, esporre il tendalino o cambiare addirittura il setting di tutta l'imbarcazione, da cruiser a Super Sport. Pronti? Ed ecco il brevetto sulla quale si è basato tutto il progetto da Akoya. In pochi secondi la barca ha cambiato completamente destinazione d'uso. E una volta finito il divertimento in acqua, beh, è semplice. Si stacca la cima di traino da uno degli 8 punti d'attacco e la coperta torna ad essere libera e pulita. Il pozzetto è centrale e molto contenitivo. Al centro della grande seduta a U, un tavolo trasformabile compare dal livello del paiolato e di serie è dotato di bande magnetiche antiribaltamento. E volendo si può anche giocare a scacchi magnetici. Quest'area si completa con un modulo di design,
con il lavabo e un frigorifero da 75 litri in aggiunta ad uno più piccolo sotto la seduta di sinistra. La zona di pilotaggio è posizionata sul bordo di dritta. Ha un'anima classica con il volante in legno e le linee morbide della plancia. A sinistra la postazione del copilota e qui un altro tocco di stile. Questo è l'alloggiamento dell'orologio dell'armatore che customizza in questo modo al massimo la sua barca. Attraversando l'apertura del grande parabrezza che avvolge tutto il cockpit fino a poppa, il camminamento centrale, senza soluzione di continuità, porta fino alla zona living prodiera. Qui è stata ricreata una seconda area relax, forse la più intima di tutta l'imbarcazione, e che prosegue quelle che sono le linee caratteristiche dell'intero modello. Ma secondo voi, può essere che in questa zona non ci sia almeno un'automazione interessante? Eh già, perché l'ultima chicca ingegneristica è stata dedicata a quest'area, ed in particolare all'ancora, che può essere ingaggiata tramite l'app. Eh già, perché siamo abituati a vederle movimentate ma in orizzontale, retratte ed anche a 180 gradi, ma in verticale occupa davvero pochissimo spazio. Spazio che può essere utilizzato da chiunque si trovi a bordo. Quando si prova una barca bisogna sempre pensare per quale utilizzo questa è stata progettata, così da ricercarne le caratteristiche giuste da valutare. Questa vuole essere una barca di lusso, certo, e con tanto comfort a bordo, ma in navigazione vuole anche dare tanta adrenalina e la possibilità di divertirsi al massimo. E quindi, siccome hanno voluto unire una barca di lusso ad una sportiva, beh, cercheremo oggi di capire se questo connubio è andato a buon fine. Che sia una barca confortevole, beh, l'abbiamo già visto, ma se naviga bene, beh, adesso lo scopriamo. Bcraft Akoya è la prima barca in Europa di queste dimensioni e con queste caratteristiche ad essere stata progettata per una propulsione a eliche traenti. In particolare oggi abbiamo un Volvo Penta da 430 cavalli, che poi alla fine è la motorizzazione massima installabile su questo modello, con un piede poppiero appunto con una bielica traente. Questa è una caratteristica molto importante che va a soddisfare una delle necessità più importanti del wakeboard, ovvero andare a ricreare durante il moto, a poppa dell'imbarcazione, un'onda perfetta. Pensate che questa esigenza è così importante che le barche dedicate solo al wakeboard vengono progettate con dei volumi interni che vengono allagati per far affondare la barca il più possibile e quindi spostare più acqua e creare un'onda dietro ancora più imponente. Beh, questo Akoya non lo ha, però durante gli studi di idrodinamica si è proprio notato che l'elica traente va a schiacciare la poppa più sull'acqua, creando un effetto molto simile. E infatti adesso siamo a 16 nodi e mezzo. E la massa d'acqua spostata là dietro è davvero molta. Un'altra caratteristica è la potenza di traino che tutto il sistema di propulsione deve avere. Questo naturalmente significa non andare a ricercare una velocità di picco estrema, ma piuttosto avere trazione da subito e spinta propulsiva già dai più bassi regimi. Per testare questo riporto lo scafo in un assetto dislocante, dove il drag, ovvero l'attrito con l'acqua, è al massimo, per simulare quello che può essere l'attrito comportato da una persona al traino. Quindi tolgo gas . Aspetto che lo scafo tocchi completamente l'acqua e ridò tutto gas. Ok, planata, 75 litri ora, 19 nodi, 20 nodi, 90 litri ora e vediamo che cosa può fare.
Beh, sicuramente l'accelerazione è veramente importante. Adesso vediamo anche però quanto può arrivare a raggiungere, perché il cantiere dichiara che con questa motorizzazione il nuovo B-Craft Accoya può arrivare a toccare i 40 nodi. E io, come sempre, oggi ho due obiettivi. Uno, raggiungerli. Due, superarli. Senza cambiare assetto con il trim siamo già arrivati a 39 nodi.8. Beh, direi che ci siamo quasi. Ora vado ad alzare leggermente l'incidenza delle eliche sull'acqua e vediamo se lo scafo si alleggerisce e riusciamo a recuperare qualche nodo. 5.350 giri per minuto, sto consumando 117 litri per ora. Questo anche dettato dalla mole di questa imbarcazione, che ripeto essere molto importante, perché ci aiuta ad avere una buona navigabilità e poi anche ad avere un ottimo assetto per creare un'onda buona poppa. Signore e signori, 40 nodi toccati, adesso esageriamo con il trim e con 5.400 giri minuto e un consumo per ora di 120 litri, signore e signori, abbiamo toccato 41 nodi e mezzo, beh, ottimo lavoro! Qua sul lago l'aria ha cominciato a stendersi, è entrata una bella pressione da sud. E quindi prima di chiudere il servizio mi viene voglia di provare ancora due cose. Beh, certo, perché B-Craft dice che Accoya deve essere una barca da wake, ovvio, ma quando si chiude il surf club, beh, a quel punto deve diventare una barca per tutti i giorni e possibilmente di un certo livello. Andiamo a vedere come naviga. Per esperienza vi dico che la sensazione al timone, avendo due eliche controrotanti traenti, è un po' diversa dalle eliche normali. È già perché soprattutto sui prototipi come questo, che non hanno avuto il tempo di essere studiati ed ottimizzati secondo l'esperienza di navigazione, la sensazione è che in virata a volte lo scafo possa sbandare particolarmente. Andiamo a vederla. Beh, sì, è così. Quello che vi consiglio è di non esagerare mai, per fare le cose con calma e capire la risposta che vi dà lo scafo onda dopo onda. E ora, come vi ho detto, c'è l'ultima cosa che veramente dobbiamo testare. Ma come, quale? Abbiamo detto che è una barca di lusso e ve l'ho fatta vedere. Vi abbiamo detto che è una barca con molti comfort a bordo e anche quello ve l'ho fatto vedere. Ma vi ho detto che è una barca da wake. E quello non ve l'ho ancora fatto vedere. Vediamo come me la cavo io stavolta, là dietro. Non rimane che cambiarsi, alzare il palo e andare in acqua. Ciao!